Ciao a tutti, bentornati per una nuova ricetta. Stasera prepareremo un tortino di patate al forno. Allora, quindi gli ingredienti che ci occorreranno sono 3 patate, diciamo abbastanza medio grandi. Io intanto ne ho pelate 3, poi vedrò se me ne servirà delle altre. Intanto vediamo con 3. Poi io andrò a farcirlo con il salame, della provola affumicata e poi sopra andrò a mettere una spolveratina di parmigiano. Intanto iniziamo tagliando le patate. Vanno tagliate, allora la patata non è lessata, è patata cruda, la cuoceremo direttamente in forno, per questo motivo dovremo tagliarla abbastanza sottile, non troppo ovviamente, però ora magari vi faccio vedere un altro pezzetto perché questo è il culetto, viene un po' più alto, diciamo di questa grandezza, così non avremo problemi nel nostro forno, si cuocerà, però rimarrà ben salda, quindi non ci serve che sia una purea perché facciamo un tortino. Andiamo avanti a tagliare tutte le nostre patate. Ok, dopo aver tagliato le nostre patate, quindi vi faccio vedere, diciamo, lo spessore, così ho già tagliato anche un po' di scamorza, non l'ho tagliata tutta, l'ho tagliata circa a metà. Andiamo ad assemblare il nostro tortino. Allora, io ho preso una teglia rotonda, abbastanza piccola, credo che sia un 23-24 cm. Vado a mettere un pochino di olio sul fondo, anche per far dorare le patate poi sotto. Ok. E ora andiamo a mettere le nostre patate. Quindi dobbiamo semplicemente assemblare, cercando di riempire abbastanza bene gli spazi. Ovviamente non dobbiamo sovrapporre troppo, perché altrimenti rischiamo che le patate non cuociano uniformemente. Abbastanza comunque distaccate, in questo modo anche se ci sono dei buchini, come potete vedere, non è un problema. Al massimo usate le patate quelle più piccoline, ci sono dei punti che sono venute più piccoline. Ok, quindi vado a mettere un pochino di sale, ma proprio poco poco, perché alla fine comunque il mio ripieno sarà abbastanza saporito, quindi non esageriamo, e vado a fare uno strato di salame. Allora, per quanto riguarda la farcitura, ovviamente si può variare, quindi possiamo usare anche del prosciutto cotto, della mortadella, insomma il salume che più vi piace. Uguale vale per la scamorza, possiamo usare anche una mozzarella, per esempio. Io una volta ho usato anche la mozzarella, quella della pizza, perché avendo fatto la pizza me ne era rimasta un pochino, infatti questa ricetta è nata così, avevo un po' di salame e della mozzarella avanzata. Io ho deciso di fare questo tortino, mi è piaciuto molto il risultato e quindi è diventato un piatto, diciamo, che faccio così con la scamorza. Sinceramente è la prima volta, però vi ripeto, a me piacciono le cose un po' saporite, quindi anche qua secondo me il salame è l'ideale, perché va un po' a contrasto con la patata, che è abbastanza dolce. Allora vado a mettere la fetta intera di scamorza, se no verrebbe troppo pesante, proprio a pezzettini un po' qua e là. Rivado avanti con un altro strato. Ho finito le patate, come vedete, diciamo qua mi sono rimasti qualche buchetto, ma per questi buchini non sono andata a pulire un'altra patata. Se voi lo volete invece un pochino proprio perfetto e uniforme, fate una patata in più, comunque il risultato non cambia, è più un discorso visivo. Allora, quindi semplicemente abbiamo fatto il primo strato che avete visto, ho fatto un altro strato, sempre col salame e la provola, e lo strato finale. Quindi in tutto sono 3 strati di patate. Allora, sullo strato finale vado a finire di mettere questi 2 pezzettini di provola che mi sono rimasti, così poi si scioglie sopra e fa anche la crosticina. Li metto così proprio casuali. Magari ecco, neanche nei punti dove c'erano i buchetti. Poi vado a mettere una spolveratina di parmigiano, perché comunque ci sta bene e ci aiuta a fare appunto una bella crosticina anche sopra. Non vado ad esagerare, proprio una spolveratina.
E poi se vogliamo anche proprio un filino d'olio sempre sopra, così per dare una croccantezza. E voilà, siamo pronti per il forno. Allora, io vado a infornare a forno ventilato, 180 gradi. Andrò a mettere il timer per 30 minuti, poi controllerò e vedrò se è arrivata a fine cottura o meno. Comunque i tempi ve li dico dopo. Questo è il risultato finale. Io alla fine l'ho cotto per 40 minuti più o meno. La provola si è sciolta bene, la patata è cotta, quindi va benissimo così. Voi regolatevi con il vostro forno, ovviamente. Niente, adesso lo andrò a tagliare e vi farò vedere anche com'è il piatto. Questo quindi è il risultato finale. Vi assicuro che è buonissimo, è un secondo un po' alternativo quando non si ha voglia di stare a fare qualcosa di complicato e molto veloce, perché comunque avete visto si assembla in 5 minuti, poi cuoce il forno, quindi noi nel frattempo possiamo fare altro. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti anche le vostre variazioni nel caso, così le provo anche io. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!